sembra un alieno con questi occhi. Buongiornissimo, mio amore. Amore mio, buongiornissimo. Questo bello piedino. Buongiornissimo a questo bello piedino puzzolente. Buongiornissimo, buongiornissimo, ehi amore mio, dai regina che ti ho vista con gli occhi tutti spiritati. Ciao Emma, buongiorno. Ma buongiorno, emozionata! Mamma mia, che bel sorrisone! Che bel sorrisone! Lei mi fa questi sorrisi e io, ciao, cioè, mi fa questi sorrisoni. Quella non si può svegliare mai ogni mattina. Buongiorno, Emma! Buongiorno! Hai sonnino tu! Perché mi metti sopra la zampona addosso? Ah! Sono messa qui fuori un po' che c'è una bella giornata, aiuto! C'è una bella giornata, ci siamo messi un po' qui, però Regina sta ancora nella cuccia, ora la chiamo. Sì, si sgranchisce un po' le zampine, vero Cino? Tu pure ti sgranchisci le zampine in braccio? Ma ti sembra giusto? Scendi. Dov'è quella? Oggi vlog casalingo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io ho i capelli che sembro una parrucca. Lei non voleva venire fuori. Adesso l'ho presa, l'ho messa in braccio. Così quando vuole lei magari si va a fare un giretto. Bella questa patatina, tutta tonda, tutta tonda. Allora, lei praticamente sta qui soltanto la mezz'oretta necessaria a far sgambare Regina, perché non le lasciamo libere se non c'è anche Marco. Quando c'è Marco sì, quando non c'è Marco abbiamo un po' paura, perché Regina potrebbe andare in calore da un momento all'altro e non sappiamo se magari può ringhiare a Roxy e Roxy si può arrabbiare. Invece con Emma, anche se non c'è Marco, li lasciamo perché lei è molto delicata, è molto delicata, quindi sono abbastanza tranquilla. Evito solo di farla giocare troppo, perché quando gioca troppo non capisce più niente. Facevi, rincorrevi vicino. Oddio. Te ogni tanto ti perdo. Yeah! 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 Ho liberato, diciamo, Roxy, così lei si scatena e poi quando ha smesso di scatenarsi gli mando un cino importante. Vi ricordate che li abbiamo comprati assieme da Arca Planet questi? Tu nella poltrona, complimenti, abbiamo il figlio della gallina bianca. Bene, siamo tornati dentro. Poi dovrò lavare in qualche modo la signorina pelo lungo. In pratica Emma ha trovato un verme in giardino e poi io sono riuscita a farglielo buttare facendogli vedere un biscottino per cani. Quindi lei l'ha mollato e si è presa il biscottino. Regina ha pensato bene di strofinarsi, cioè si è buttata sopra questo verme, ha iniziato a strofinarsi sopra. Un verme morto, raga, veramente assurdo, che schifo. Ora gli preparo la pappa, anzi le pappe,
le cose si sono complicate per quanto riguarda le pappe, perché adesso mangiano tre croccantini diversi, nel senso, allora vi spiego, in pratica Regina con i croccantini di Uncino, anziché dimagrire, ingrassava. E in pratica quindi abbiamo preso delle crocchette dietetiche, che sono le Hills Satiety per cani obesi. Perché dovete sapere che veramente è cicciona in modo grave. Però il problema è che non le fanno piccoline, cioè tipo quelle per chihuahua sono piccole così, non le fanno così piccole, e quindi in pratica le dobbiamo prendere a martellate. Ringraziamo Marco che mi fa le porzioni, me le mette nei sacchettini, e questa è la porzione giornaliera. E in pratica in questo momento gli stiamo dando 40 grammi. E man mano dovremmo diminuirli, però già 40 grammi diciamo che non è male come porzione. E oltre a questi 40 grammi io glieli sporco con una scatoletta che adesso vi faccio vedere, quindi con un umido, che è, come si dice, che è anche questo per cani obesi. Questa è la ciotola di Unci, questa è la ciotola di Regina. Ok, olè, quindi questa è quella che gli do stasera, e le scatolette in questione sono queste Obesity della Royal Canin, che ha fatto anche i croccantini Obesity, però sono ancora più grandi, quindi non va bene, non va bene. E come quantità di scatoletta, fate conto, tipo così più o meno. Ditemi voi se va bene una quantità così di scatoletta, perché con questa quantità io praticamente a malapena glieli sporco questi croccantini. La peso, se vedo che non dimagrisce, diminuisco sia croccantini che scatoletta, perché il problema è che i croccantini lei non li mangia perché era abituata a mangiare solo scatoletta dove stava prima. Quindi non li vuole neanche morta, solo i croccantini, e solo le scatolette, e non si sazia, a meno che non gliene do tante tante, e allora lì però ingrassa ancora di più. Con Emma è successa la cosa opposta, e cioè che lei praticamente mi cresce poco, sta bene, non è magra, non è grassa, è in perfetta forma, però non mi sta crescendo moltissimo, e io vorrei che arrivasse almeno a superare i 2 kg da adulta, e se continua così proprio non ci arriverà mai. Quindi io ho preso queste scatolette che sono Puppy e Junior della Oasi, e in questo modo praticamente li integro con i croccantini, perché in teoria dovevo aumentare i croccantini, ma lei è già tanto se mangia questi. Quindi alla fine anche qui sono stata costretta a mischiare umido e crocchetta, che non si dovrebbe fare, voi me lo dite sempre. A Emma, che è quella a cui metto più scatoletta perché invece deve crescere, io ne metto tanta così. Cioè, come vedete, praticamente, a parte questo pezzetto che rimane così, non si, cioè è tipo solido e non si amalgama, però come vedete sono crocchette alla fine un po' sporcate di scatoletta, niente di che. E questa di qua, questa Oasi Puppy, ha 94% di salmone questa. Io mi ricordavo 96, forse l'altro era 96. Comunque è sempre tantissimo. E quindi, allora, ora gli do le scatolette. Nel frattempo Uncino è fuori. Lei è, ma ha sempre questo vizio di voler rubare il cibo agli altri, però poi si arrende dopo un po'. Anche perché io la sgrido.
Ok. No, niente. Vuole quelle dietetiche perché le sue giustamente sono troppo buone. Regina darebbe un rene per mangiare quelle di Emma. Emma? No! No! Vedete come fa? Proprio una scema. Proprio una scema. Proprio una scema sei. Una scema. Sì, sei una scema. Emma, mangiati le tue. Ecco. No, è spettacolare. Ora preparo anche la pappa di uncino, che invece gli do sia croc che scatolette, diciamo, normale, cioè normali per cani normali. Quindi la sua scatoletta di solito la sera la metto qui. Magari vi posto una foto di loro che mangiano. Se ce l'ho ve la posto. Perché mi fanno ridere tutti e tre che mangiano. Ecco, quella ha finito e invece Emma ancora ha iniziato adesso. È normale, io faccio entrare a lui per farlo mangiare qui in veranda e lei se ne sgattaiola fuori. Mo non ti faccio entrare. Scherzo. Emma, devi entrare o vuoi rimanere lì? Quella non gliene frega niente di entrare. Ok, grazie Emma, no? Beh, socializza con cani più grandi. Vabbè, Roxy la vedete che proprio non gliene può fregare di meno. Tesoro, sì, sta mangiando un cino. Lo so. Poi mangiato già, te l'ha dato il papi. Vi perdete un cino che mangia, proprio un cino che mangia è uno spettacolo. Non so se lo sentite. Lo sentite sgranocchiare? Però devo restare qui e guardare questa peste che non gliene frega niente di tornare a casa. Però è troppo carina. Quella non riesce a stare in mi fa troppo ridere. La vuoi aiutare, Roxy? Dov'è? Ah, non la stavo inquadrando. Guardate, quello è l'amichetto di Roxy. Oggi ha deciso di non calcolarla. L'altro giorno gli ha fatto la pipì in testa. Sì. Hanno preso all'assalto quei due croccantini che ha lasciato Unci. Cioè ne ha lasciati due. Due ne ha lasciati. All'assalto. Però i tuoi non te li mangi. Guarda caso. Comunque se per una volta tu rimani un po' in casa non è che ti fa male. Cioè devi stare sempre fuori. Quando è che fai amicizia veramente, seriamente con loro? Perché per mo le tolleri, ma non è che proprio, proprio le ami. Tu, Emma, resta dentro. Puoi stare sempre fuori pure tu? Un altro uncino abbiamo. A te non ti posso lasciare da sola fuori, quindi... Per ora sei troppo piccola. Ecco Regina tutta bagnata. Ma a te piace strofinarti sui vermi? E che vuoi? Ti devo pulire. Allora, sto usando il cardatore perché lei qui ha il pelo lunghetto, quindi dove ha il pelo lunghetto uso questo di qua, che si chiama cardatore, e così la pettino tutta, visto che comunque si è strofinata sul verme, ma si è strofinata anche praticamente sulla terra, quindi così togliamo anche eventuali residui di terra. Io a lei dovrei fare, veramente a tutti, dovrei fare la toelettatura. Io vorrei un po' sistemare il pelo e non intendo che glielo taglio perché non lo farei mai e poi mai. Però tipo nelle zampe ad esempio, lei ha il pelo tutto lungo sotto le zampe. Emma! E glielo vorrei sistemare in questo senso, quindi non la raso. Ma tipo
glielo voglio sistemare solamente un po'. E volevo sapere se tipo vi faceva piacere vedere un video in cui io facevo questo, anche perché oltre a sistemare il pelo suo dovrei pulire gli occhietti, ha uncino e non so se anche Emma, penso di no perché ci pensa Regina a pulirglieli, quindi dipende, se ci pensa Regina no, se no devo pulire gli occhietti a Emma e poi devo iniziare ad abituare Emma a tutti i vari strumenti, quindi anche se non ne ha bisogno proviamo a vedere cosa fa quando gli mostro la tronchesina delle unghie e devo tagliare le unghie ad uncino e devo pulire anche i denti ad uncino. Emma e a Emma no, in teoria, però faccio finta di pulirglieli perché così inizia a prendere confidenza. Ah, Emma! Inizia a prendere confidenza con lo spazzolino. Ditemi voi se vi può far piacere. Ah! Beh, avevamo finito, Amore mio! Avevamo finito! Avevamo finito! Il codino te lo posso spazzolare? Che bel codino che hai, Emma, sei una rompi crocchette di quelle, rompi crocchetta. Vuoi che te lo faccio pure a te? Dai, 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 vieni qua, vieni qua, non tu. Ma che problemi avete, che problemi avete? Dai, lo facciamo anche a Emma. Tu non hai pelo lungo, a te non ti dobbiamo pettinare con questo, a te non ti pettiniamo con questo perché tu hai il pelo cotto 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 cotto. Il bello dei cuccioli è che giocano con qualsiasi cosa, io non posso più piegare una bottiglia senza che arriva lei e mi guarda con gli occhioni tipo ti prego dammi la bottiglia. Ora si è fregata questo. Poi quando lei è interessata ad altro io faccio sparire. Però vi volevo mostrare come io sto insegnando a Emma a fare le esposizioni, perché lei è una cagnolina da esposizione. Ok. Vedete com'è brava? Però perché tremi, amore mio? Molto bene. Molto bene. Ok. Bravissimo, amore mio. Bravissima. Bravissima. Vai a giocare, vai a giocare. Ok. E questo è come io insegno a Emma e devo dire oggi stamattina non era proprio in forma, cioè non era in vena, ecco. Però devo dire che comunque è migliorata tantissimo, è veramente molto molto brava. Migliora veramente tantissimo di giorno in giorno e quindi vabbè, per un giorno ci può stare che magari non era proprio in vena, non gli andava, vabbè. Finché succede una volta ogni tanto, non fa niente, magari ci provo più tardi, magari in un altro momento, però non è male, non è andata male. E adesso io praticamente mi devo ancora vestire perché mi devo registrare subitissimo il video che deve uscire oggi, e quindi sono un po' in ritardo, però mi ha fatto veramente tanto piacere passare con voi questa mattinata e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è fatto piacere che io abbia condiviso con voi questi momenti molto quotidiani, insomma cose che facciamo alla fine più o meno tutti i giorni, e ditemi anche se vorreste vedere dei video simili, cosa vorreste vedere qui sotto nei commenti, che io prendo spunto, comunque capisco cosa vi piace, cerco anche di mostrarvi queste cose oltre ai video che faccio più teorici, che so che magari possono essere utili, però magari non sono particolarmente, diciamo, non lo so, magari per passare il tempo, se volete rilassarvi è meglio un video di questo tipo qui, quindi me ne rendo conto. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like e ci vediamo al prossimo video.